Ciao a tutti, oggi siamo qui a presentare la nuova mostra ad Arpanti de Gallery, dal titolo Sull'orlo del cielo, sempre appartenente al ciclo Re Genesis e ovviamente fatta dagli artisti del movimento Arte Etica. Oggi in mostra vedremo due artisti, Jorge R. Pombo e Matteo Mezzati. Cominciamo da Pombo. Perché nella parodia, nella metafora, diciamo, della Genesi, il secondo giorno è il momento in cui Dio fece la separazione delle acque e creò il cielo e la terra. E ragionando sulla creazione del cielo, Jorge ha preso come spunto questa volta il capolavoro della Cappella Sistina di Michelangelo Buonarroti e al suo modo, originale e straordinario ha rivisitato queste opere perché lì si parla di cielo e quel cielo lì ci racconta di giustizia. Un tema molto caro a Jorge perché per lui l'arte contemporanea e l'arte in generale sono delle straordinari sistemi per parlare di giustizia perché l'arte è libera, non ha vincoli, non deve niente a nessuno. Pertanto si può esprimere con un forte senso di responsabilità. E qui si parla di giustizia con questa rivisitazione straordinaria. La seconda parte della mostra è quella dedicata a Matteo Mezzadri, il quale ha realizzato, sempre in un tema classico che dialoga perfettamente con il lavoro rinascimentale, diciamo ispirato al Rinascimento di Pombo, delle sculture in gesso plastica che riproducono sculture classiche e nello studio le ha fatte esplodere con l'aiuto di un artificiere. Qui c'è un'installazione che dimostra in modo così pratico che cosa è successo. Bene, l'esplosione di queste sculture ci racconta come sia terribile il tema della distruzione delle opere d'arte durante i conflitti. Perché tutti ci ricordiamo della distruzione dei templi di Palmira ad opera dell'Isis. Ed è un peccato non solo per gli sconfitti, ma per tutta l'umanità, perché sparisce cultura e bellezza che appartiene a tutti. Alcune di queste sculture esplose sono poi finite su base di gesso. Ma la cosa più interessante, senza dubbio, sono stati la realizzazione di video che raccontano di questa esplosione e delle fotografie straordinarie prese con macchine fotografiche ad alta definizione, in cui si vede il momento dell'esplosione. È uno dei momenti più interessanti, sicuramente in un momento in cui si può parlare anche della donna, della figura femminile, è l'esplosione della Venere di Milo. Vi aspettiamo, l'opera è bellissima, un saluto, a presto!